Scusa, io una cosa mi sto chiedendo, Walter, sì. E se lo chiederanno anche altri. Tu, che non ci vedi, questo ce lo assicuri. Mi sembra che per il momento è così. È così, ecco, va bene. Capito. Tu che non ci vedi, come fai a montare un video? Cioè, perché per qualcuno che ci vede va a guardare immagini, può ascoltare i suoni, eccetera, ma però sì. Va per immagini. Tu, come fai a montare un video da solo? Perché questo che succede? Allora, per molto tempo io ho subito la sindrome dell'impostore, che è quella di pensare di non essere all'altezza di farlo. Quindi io mi sono iscritto a YouTube, mi hanno iscritto a YouTube nel 2012 e ho cominciato a fare video nel 2017, anzi nel 2018, perché è stata una causa di forza maggiore, perché uno di suo non ci pensa. Cioè, mio nipote mi diceva, te li faccio io i video, quindi per i primi 6-7 mesi me li ha fatti lui. Poi mi ha detto, senti un po', io non ce la faccio a starti dietro, vivo a Milano, diventa difficile, o devo venire lì da te o cose del genere, fateli, oppure ti saluto e cambi mestiere, cioè fai un'altra cosa. Allora mi è venuto in mente che invece io potevo fare i video. Quando mi sono reso conto che io ho sempre fatto audio editing, quindi nelle commedie teatrali, sì, io quindi mettevo i suoni, avevo un'esperienza. E mentre gli mettevo i suoni, i registi mi spiegavano che cosa si vedeva. Quindi io ho pensato che dai suoni io mi posso rendere conto più o meno cosa sta succedendo. E anche adesso, in altri momenti, se sento uno che parla, immagino quello che sta vedendo, quello che si sta vedendo in quel momento. Come si sta muovendo. O allora, come si sta muovendo. Allora, va detto una cosa, che anche qui, perché un pochino impostore lo sono anch'io. Io li chiamo trucchi, ma in realtà sono trucchi. Allora, Walter, credo che io l'ho conosciuto come cameraman. Io ho sempre detto che ho il mio cameraman cieco. Sì. Perché la storia è molto semplice. Una sera, durante una serata di beneficenza, ho portato uno stativo che avevo attrezzato, insomma non sto lì a tirarla per lunga, dove è stata montata una videocamera piccola. Ho detto, Walter, vuoi fare tu il mio secondo cameraman, il mio cameraman d'appoggio? Sì. Non vi dico quella sera, perché andavano a vedere, guardavano lui che guardava da tutt'altra parte, e che lui centrava perfettamente il palco, perché il suono lo sentiva, quindi sapeva. Esatto, c'avevo di fronte. E addirittura, perché poi siamo anche zuzzerelloni, no? Ci piace fare. Cosa è capitato? Che qualcuno che si avvicinava diceva, ma come fa? E dicevo, è semplice, guarda nel monitor, e quindi, bene. E lì poi è nato che suo nipote, per l'appunto, non poteva più seguirlo, che, sì. E io ho cercato di, capire, ma ho capito anche che lui il suo video è un video sonoro, cioè vorrà dire una colonna sonora che lui mette delle immagini, cioè le immagina quello che succede fuori e le immagina giuste. Eccolo lì, non dico il miracolo, ma è la straordinarietà di Walter, che riesce a mettere insieme, quindi sopra il suono, sapere anche dove tagliare, e in effetti i video poi li taglia lui, quindi esatto. E quindi direi che sta facendo veramente. Il trucco è avere una buonissima conoscenza di un software audio, che io uso Reaper, che tutti quanti utilizzano nelle case discografiche, non cinematografiche, però pochi sanno che consente anche la visualizzazione. E quindi io, usando quello, perché lo conosco molto bene, ho fatto anche dei corsi su questo, usando questo mi sono reso conto che posso anche tagliare i video nel modo giusto, insomma, come vanno tagliati. E anche con le telecamere, diciamo che più o meno toccando l'obiettivo mi ci metto davanti, specialmente nelle action cam che hanno 160-180 gradi, a quel punto io sono abbastanza sicuro di essere ripreso. Poi magari si può sbagliare la luce o cose del genere, però se automatizzi un po' le cose, metti tutto in fisso e metti nella postazione fissa, te la regoli. E questo lo fanno anche i video editor più famosi, conosciuti, perché se ogni volta che tu devi metterti a fare un video devi stare a fare mille regolazioni, ti passa la voglia, non lo fai più. E quindi tutti quanti tendono a settare nel modo migliore le cose. Bene,
Walter, direi che hai spiegato magnificamente tutta la tua tecnica e quindi non ci sono trucchi, se non quello... No, né trucchi né inganni. Se non quello della perseveranza e anche della voglia di esprimersi. E della passione. E della passione. E della passione, sì. Bene, io ho capito tutto, credo. Va bene. E... chi non capisce mi fa delle domande e io rispondo nei commenti. Bene, arrivederci. Ciao.